Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Horeb Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone, Android e Apple. Grazie per la vostra visita. Pace di Cristo, benvenuti al podcast di Torino e Milano, Dio vi benedica. Io sono la sorella Ilaria, moglie del ministro Bracuto, incaricato della Opera Horeb di Milano, e state ascoltando o ascolterete un pensiero, uno studio che il Signore ha messo nel mio cuore per le sorelle, e un incoraggiamento per coloro che stanno magari passando un momento difficile o particolare della loro vita, dove non sanno cosa fare o si sentono deboli nella fede. Prima di iniziare questo studio voglio iniziare con una preghiera per ringraziare il Signore anche per questa possibilità che ci ha donato in questo giorno. Sì, Signore, veramente ti voglio ringraziare, Padre, per questa nuova opportunità, Signore, che tu ci dai, Signore, per ascoltare della tua parola, Padre. Fa che queste parole, Signore, questi versi, Signore, della tua parola che verranno letti, Signore, tocchino il cuore di qualcuno che ha bisogno, Signore. Fa che non sia io a parlare, Signore, ma tu a parlare attraverso di me. Usami come un vaso d'onore, Signore, affinché veramente un cuore possa essere toccato, Signore, e ricevere, Signore, quello che tu, Signore, vuoi dire. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Vi do il benvenuto a questo podcast, se vi siete appena collegati, di Torino e Milano. E questa sera, se possiamo dare, diciamo, un titolo a questa piccola riflessione che incomincerà, possiamo dire così: cosa e quanto sei disposto a sacrificare? Questo è più o meno, se vogliamo dire, un titolo di quello che si parlerà. Però quello che dove sta scritto lo andremo a leggere in Genesi capitolo 22. Genesi capitolo 22 parla, come molti di voi l'avranno letto molte volte, di Abramo. Abramo, che possiamo definirlo il patriarca della fede, un esempio di fede dei molti che c'è nella parola di Dio. E incomincerò a leggere dal verso numero 1 e mi fermerò a seconda del verso, così come il Signore vuole fare. Amen. Il verso 1 dice, di Genesi capitolo 22, iniziando dal verso 1: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. Vediamo come il Signore inizia un dialogo, possiamo definirlo un dialogo, una relazione, un discorso con Abramo, e lo chiama e gli dice: Abramo. Però prima gli dice che lo metterà alla prova. Questo verso ci dice cosa e ci fa capire quello che
si parlerà dopo. Quindi il Signore chiama Abramo e lui rispose: eccomi. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché quante volte io personalmente, quando il Signore mi ha chiamato per dirmi qualcosa, io ho risposto: eccomi. E noi come rispondiamo al Signore è la chiave per l'inizio di un dialogo con il Signore, ma anche si può paragonare anche con le persone che ci circondano, a seconda di come noi ci poniamo nei loro confronti, loro si porranno nei nostri confronti. Quindi abbiamo un esempio meraviglioso di come Abramo dice al Signore: eccomi. E Dio continua a parlargli e gli dice, e Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco. Va nel paese di Moira e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Qui vediamo che il Signore dà un comando ad Abramo. Molti di voi sicuramente conosceranno questo passaggio della parola di Dio e saprete sicuramente che Isacco era il figlio della promessa che il Signore aveva promesso ad Abramo e Sara, e l'avevano avuto in tarda età. Quindi, essendo il figlio della promessa, il figlio atteso tanto tempo da Abramo e Sara, la prima cosa che uno potrebbe pensare è dire: ok, Signore, tu me l'hai dato e adesso me lo togli. Questo ragionamento umanamente non sembra molto logico, però vediamo la reazione di Abramo, che non ha pensato, non ha dibattuto con il Signore, non ha detto: no Signore, io non te lo do. Vediamo cosa risponde Abramo al Signore. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Vediamo la reazione meravigliosa di questo grande uomo di fede, che ha detto: ok, va bene. Il mattino presto si alza, prepara tutto per l'olocausto, spacca la legna, prende i servi e parte. Però manca qualcosa. Manca qualcosa da offrire, che di solito si offriva un animale. E così continuiamo col verso 4, che dice: il terzo giorno Abramo si alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Wow, Abramo alza gli occhi. C'è un verso nel Salmo 121:1 che dice: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Io immagino Abramo che sapeva già, che confidava già talmente nel Signore, che diceva: il Signore è il mio aiuto. Lui ha alzato gli occhi verso il luogo, sapendo già che il Signore avrebbe provveduto o che comunque avrebbe fatto qualcosa. Quindi Abramo cosa fa? Dice: allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Qui nel verso 5 Abramo dice ai suoi servi di rimanere con l'asino, però non dice io ritornerò a voi, dice ritorneremo a voi. Quindi la fede di Abramo era talmente grande che sapeva che sarebbe ritornato con suo figlio. Quante volte noi possiamo dire di aver fatto lo stesso, di aver confidato
nel Signore e abbiamo letto nel verso 1 che il Signore stava provando Abramo nella cosa che gli era più preziosa, nel suo unico figlio. Il verso 6 dice: così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: padre mio. E Abramo rispose: eccomi figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Vediamo come Abramo prende tutto e si incamminano. E Isacco giustamente fa una riflessione e dice: padre mio, abbiamo il fuoco e la legna, ma dov'è l'olocausto? Ma la risposta di Abramo è: Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due insieme. Wow, per me questa risposta è meravigliosa. La totale fiducia che aveva nel Signore, questo uomo di fede. Lui agiva già per fede, quindi vediamo che la nostra attitudine verso un problema, verso una situazione, verso ciò che va male, cambia il risultato. Quindi vediamo la chiave che se noi vogliamo avere un cambiamento nella nostra vita, dobbiamo cambiare prima noi stessi, il nostro modo di pensare. Ricordiamoci che la prova viene dal Signore. La tentazione viene dal nemico delle nostre anime, dal diavolo. Quindi non bisogna confondere le due cose. Qui sappiamo che il Signore mise alla prova Abramo. Non mise alla prova Isacco, mise alla prova Abramo. E dice: così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: eccomi. La risposta di Abramo, sia verso il Signore, sia verso il suo stesso figlio, era: eccomi. Lui stava per uccidere suo figlio, l'aveva legato. Era pronto per uccidere suo figlio, come il Signore gli aveva ordinato. Ma il Signore manda un angelo. Quando pensiamo che tutto sta accadendo, quando pensiamo che non c'è più niente da fare, che accadrà il peggio nella nostra vita, il Signore manda un angelo. Il Signore fa qualcosa. Il Signore ci parla. E l'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. L'angelo lo ferma e gli dice di non stendere la mano contro il ragazzo. Ma gli dice anche che ha passato la prova perché ora sa che teme il Signore. Quindi vediamo che la prova
è stata passata. La prova è stata vinta. Perché è stata vinta la prova ad Abramo? Perché lui ha agito per fede. Ora sappiamo che Ebrei 1:11:1 parla, tutto il capitolo 11 parla della fede, ma esattamente il verso 1 ci ricorda che cos'è la fede: certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi abbiamo un chiaro esempio di come il Signore agisce. Quindi Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Cosa Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto al posto di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Jehovah Jireh. Per questo si dice fino al giorno d'oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io ti benedirò largamente, moltiplicherò grandemente la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si alzarono e andarono insieme a Berseba, e Abramo dimorò a Berseba. Wow! Vediamo come, dopo che Abramo fu fermato dall'angelo, il Signore provvede il montone. Ma Abramo cosa fa? Alza gli occhi e vede il montone. Molte volte noi ci concentriamo solo su quello che è la difficoltà, non guardando verso il Signore. Invece Abramo ha fatto quel gesto di alzare gli occhi, di confidare nel Signore. E vediamo cosa provoca questo suo gesto di ubbidienza, perché Abramo ha ubbidito. Non dice che Isacco ha ubbidito. Abramo ha ubbidito. Sappiamo che la salvezza è personale. Non possiamo dire: l'importante è che i miei figli sono salvi. No. Il cammino della salvezza è personale. E per l'atto che Abramo ha fatto, il Signore gli disse che lo avrebbe largamente benedetto, non solo a lui, ma alla sua discendenza. Come un gesto, come la fedeltà, l'esempio, la testimonianza di uno può cambiare il futuro dei figli, per esempio, della famiglia, di coloro che ci circondano. Perché tu, Abramo, hai ubbidito. Perché tu, Abramo, hai confidato. Noi dobbiamo essere testimoni fedeli, ubbidienti, confidando nel Signore, alzando gli occhi, come dice il Salmo 121, verso 1. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Abramo ha alzato gli occhi e c'era il montone. E se non c'era il montone? Avrebbe sacrificato suo figlio. Cosa siamo noi disposti a sacrificare nella nostra vita che il Signore ci sta chiedendo di sacrificare? Può essere il nostro lavoro, può essere il nostro tempo, può essere una parte del nostro carattere, può essere ad ognuno personale. Ma l'agnello sacrificale
è Cristo. Vediamo la benedizione come alcuni esempi di benedizione che ci possono essere. Ce ne sono tanti, ma io ve ne dirò solo alcuni per darvi l'esempio. In Genesi 39,5 dice: dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano a motivo di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva in casa e in campagna. Vediamo un altro esempio di come la costanza, la perseveranza, l'esempio e la testimonianza di Giuseppe ha benedetto l'egiziano, che era uno del mondo. Mosè era uno schiavo. Giuseppe, era uno schiavo. Ma il Signore, a motivo della presenza di Giuseppe in quella casa, ha benedetto l'egiziano. Un altro esempio è in Deuteronomio 16,17: ma ognuno darà da parte sua secondo la benedizione che l'Eterno il tuo Dio ti ha dato. Sappiamo che non tutti hanno la stessa benedizione. Ora, non pensiamo che la benedizione possono essere solo i soldi, perché non è così. La benedizione può essere un vestito in più e lo dà chi ha bisogno, un pacco di riso in più e lo dà. Non pensiamo a grandi cose, perché il Signore ci dà le benedizioni ogni giorno. Quindi dobbiamo vedere ogni giorno le benedizioni del Signore nella nostra vita, anche se a noi non sembrano benedizioni, lo sono. Perché molte volte ci concentriamo solo sulle grandi cose, su quello che possiamo vedere di gigantesco che il Signore ha fatto per noi. Il Signore ti dice: e le cose piccole che ti ho dato non sono benedizioni. E la vita che ti do ogni giorno non è una benedizione, non è una grazia. Dice anche Deuteronomio 11,27: la benedizione se obbedite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, che oggi vi prescrivo. Vediamo la condizione per avere la benedizione: se ubbidite, se fate la mia volontà. Il sacrificio è una privazione, una rinuncia, un sopportare in vista di uno scopo. E l'etimologia della parola sacrificio, la prima parte, significa sacro. Il Signore dice di santificarci ogni giorno. Siate santi perché io sono santo. Dice Romani 12,1, dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Il verso 2 dice: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Veramente, il nostro corpo è il tempio del Signore, dice la sua parola, e ci dice di non conformarci a questo mondo. Molte volte siamo noi a conformarci a questo mondo, invece che il mondo a conformarci a noi. Quindi è il mondo a dettare le regole nella nostra vita, nella nostra famiglia, perché ci accomodiamo, perché per noi in quel momento va meglio. Invece di essere noi a fare la differenza per gli altri, è il contrario. Dice che avviene una trasformazione mediante un rinnovamento. Un rinnovamento è un qualcosa di nuovo della vostra mente. Sappiamo che la
La maggior parte delle volte quando la parola di Dio usa mente significa del nostro cuore. Nel nostro cuore ci sono le emozioni. Questo che ha fatto il Signore mettere alla prova, come ha messo alla prova il popolo di Israele, ricordate il cammino che il popolo di Israele ha dovuto fare in più, come dice in Deuteronomio 8:2, dice: ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore. E se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Vediamo che il Signore ha messo alla prova il popolo di Israele, ma il popolo di Israele è un esempio, perché mette alla prova noi per sapere se noi lo serviamo realmente, se dov'è il nostro cuore, se è nel mondo, ma sì, vengo a riscaldare la sedia, ma sì, adesso faccio questo, ma tanto io poi a casa faccio un'altra cosa. Se osserveresti o no i suoi comandamenti, il popolo di Israele chiedeva carne, chiedeva pesce, chiedeva tutto quello che aveva in Egitto. Noi molte volte chiediamo al Signore tutto quello che c'è nel mondo. Il popolo di Israele aveva la manna e gliela faceva piovere dal cielo, come dice in Esodo 16:4, che dice: l'Eterno disse a Mosè: ecco, io il Signore farò piovere per voi del pane dal cielo, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io il Signore lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ogni giorno il Signore ci dà la nostra prova. E ogni giorno ci dà la benedizione anche. Vediamo come faceva cadere ogni giorno la manna dal cielo e non la potevano conservare. Quindi quello che il Signore a noi ci dà ogni giorno non lo possiamo tenere per noi. Non possiamo dire: ok, no, io adesso non lo dico perché magari, no, magari non so come reagisce, no, non voglio perdere questo, no. Invece, magari il Signore te lo vuole far perdere. Però il Signore ogni giorno ci dà quello che ci spetta, se noi lo raccogliamo, ma non lo possiamo tenere per il giorno dopo, perché il Signore per noi il giorno dopo ha qualcosa di meglio, qualcos'altro da insegnarci. Un altro esempio, se così possiamo dire, della fede. Si tratta di una donna che è molto conosciuta nella Bibbia, e si tratta della regina Ester. Molti di noi sicuramente conoscono questa storia, ce l'hanno insegnata dai bambini, per chi già è cresciuto nella fede o comunque non è stata molte volte raccontata. E vediamo come una donna ha cambiato le sorti
di un popolo, come la reazione che lei ha avuto in una difficoltà ha cambiato tutto il resto. La stessa cosa che ha fatto Abramo l'ha fatta anche Esther, quindi abbiamo due esempi fedeli di come il Signore può operare se noi cambiamo il nostro comportamento. Ovvio. Vediamo, vi dirò solo i capitoli per non allungarmi troppo e vi racconterò in breve la storia. In Ester capitolo 2, come veramente ogni giorno possiamo scrivere il nostro libro degli atti. Ester era un'orfana che era stata affidata a suo zio Mardocheo dopo che i suoi genitori erano mancati, erano morti. E vediamo come lei è stata fatta regina al posto di Vasti. E Ester trova grazia davanti a chiunque incontra e aveva il meglio di ogni cosa. Lei non chiedeva niente. Lei faceva quello che doveva fare. Dava la sua testimonianza ogni giorno. Era perseverante nelle vie del Signore. E c'era suo zio Mardocheo che chiedeva notizie di lei, quindi che vegliava su di lei, anche se da lontano. E è curioso come la preparazione delle donne, delle vergini, che poi si dovevano presentare davanti al re, dovevano avere una purificazione di un anno. Un tempo per purificarsi. Ed erano 6 mesi con olio di mirra. L'olio di mirra perché c'è ancora quest'olio, un olio prezioso che purifica, e 6 mesi con profumi aromatici. Quindi prima il Signore ci modella, ci purifica, ci prepara. E poi ci benedice. Abramo ha aspettato tanto, tanto tempo per avere Isacco. Però poi il Signore ha mantenuto la promessa. E il re Assuero, così si chiamava il re, amò Ester più di tutte le altre donne. Quanto ci ama il Signore? Quanto ci ama il nostro re? Non si può limitare l'amore del Signore. Ma vediamo che Ester, nel capitolo 3, esattamente il versetto 4 e 5, non scese a compromessi con il mondo, né si conformò. Quando il suo popolo era in difficoltà, lei ha reagito e ha dato un ordine e ha detto: digiunate e pregate per 3 giorni, e io e le mie ancelle faremo lo stesso. A quel tempo presentarsi davanti al re senza essere chiamati si correva il rischio di morire.
ma se il re stendeva lo scettro verso la persona era salva. Vediamo la lotta unita, spirituale, che ha fatto Ester e tutto il popolo di Israele che stava in Susa. Si erano uniti. Ester non era da sola. Come il corpo di Cristo è uno, così deve essere anche nelle difficoltà, in tutto quello che è il corpo di Cristo. Quindi Ester andò dal re e trovò grazia e salvò il suo popolo. Noi non abbiamo questa legge come a quel tempo, che ci vuole una chiamata per andare dal nostro re dei re, signore dei signori. Abbiamo l'onore che in qualunque momento, in qualsiasi luogo noi siamo, possiamo gridare Signore. Eppure molte volte ce lo dimentichiamo. Signore, diciamo, no, ma adesso Signore girati un attimo, perché io faccio una cosa che a te non piace, però io dopo arrivo. Però il Signore è sempre là, non si sposta, anche se tu non lo vuoi. Ti chiama, ti chiama. Il Signore ha dato una cosa particolare che abbiamo, possiamo avere anche noi. Il Signore ha dato a Ester l'autorità e la sapienza per affrontare quella situazione. Tutto quello che aveva passato prima, tutto il percorso che aveva passato prima, come è successo ad Abramo, erano per quel momento. Quindi quante lotte tu dovrai affrontare? Quante cose tu dovrai passare per arrivare in quel momento preciso dove il Signore ti dà la via d'uscita. Quindi io ti esorto, se tu stai passando un momento difficile, una prova, qualcosa che nella tua vita al momento tu sai che non va, che non ti sta bene, non arrenderti, credi nella promessa del Signore. Salomone chiese sapienza a Dio per guidare il popolo. Tu cosa stai chiedendo al Signore? Soldi? Lavoro? Una casa più bella? Scarpe? Vestiti? Ci sono tante cose che uno potrebbe chiedere al Signore. Ma stiamo chiedendo le cose giuste al Signore? Stiamo pregando nel modo giusto? Abbiamo la giusta attitudine nelle circostanze che stiamo passando? Questo prima di tutto è per me, perché il Signore sta insegnando e sta modellando me per prima in tante situazioni, ma il cambiamento può spaventare, anzi, spaventa. Ma
e l'opposizione ad avere un cambiamento nella nostra vita che ci rende e rende il lavoro del Signore più difficile. Perché come il popolo di Israele guardava sempre indietro, come la moglie di Lot, che il suo cuore era rimasto a Sodoma ed è diventata una statua di sale. Perché ha guardato indietro, perché ha guardato, ma io facevo, io sono abituata così, a me sta bene così, io la penso così. Credo che a tutti sia capitato almeno una volta questa cosa, ma me la vedo da sola perché io so cosa fare. E il Signore non lo mettiamo mai nei nostri piani. Io credo che il Signore abbia già parlato a me, prima di tutto, e spero e prego che questo corto messaggio che il Signore mi ha dato possa essere di benedizione a te che stai ascoltando, a te che lo ascolterai, un incoraggiamento a cambiare la tua vita. Non è mai troppo tardi per avere un cambiamento radicale nella nostra vita, in meglio, e voglio concludere con una preghiera e lasciarvi che con questa riflessione che il Signore possa toccare il vostro cuore. Sì, Signore, io ti ringrazio, Signore, per la tua parola, Signore, che non viene mai meno. Padre, ti ringrazio, Padre, per ogni cosa che tu stai facendo nella mia vita, nella vita delle mie sorelle, di chiunque, Signore, sta ascoltando, ascolterà, Padre. Aiutaci, Signore, sempre ad essere dei testimoni, Signore, a essere perseveranti, a confidare in te, a alzare il nostro sguardo solo verso di te, Signore, perché solo da te può venire il nostro aiuto, non dal mondo, Signore, da nessun altro. Ti ringrazio, Signore, benedici, Padre, coloro che ascolteranno questa registrazione, queste parole. Ti ringrazio per ogni cosa. Dio vi benedica. Avete ascoltato il podcast di Antioca Torino e Milano, e che il Signore vi possa benedire e abbondare in ogni cosa. Dio vi benedica dalla sorella Ilaria, pace di Cristo. Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Ore Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita.